Oggi prepariamo un piatto davvero particolare perché non si cuoce nulla, ma il piatto si chiama spaghetti di zucchine con pomodorini e pesto. E direte, come fai a non cuocere gli spaghetti? Vi dirò, che ci vuole? Per preparare questo piatto, prima di qualunque tipo di ingrediente, avete bisogno di una cosa essenziale, questo. Non è un pelapatate, è un attrezzino per fare gli spaghetti di verdure. Io ne vado matta, non ne posso più fare a meno. Ormai faccio spaghetti con qualunque cosa. Ingredienti: zucchine, pesto, pomodorini. Pelate le zucchine e fate gli spaghetti solo con la parte esterna e un pochino anche della parte interna. I semini assolutamente no. Separateli per bene. Condite con il pesto. Aggiungete i pomodorini. Io non aggiungo né sale né olio perché il pesto è già molto saporito. Avete visto quanto è semplice? Ditemi se non sembrano veri spaghetti. E non sono spaghetti, sono verdure. Spaghetti di verdure. Comunque, se volete renderli più morbidi, sbollentateli per un secondo, cioè solo le zucchine ovviamente, prima del condimento, in acqua bollente, solo pochissimo, giusto il tempo di ammorbidirle. Se volete invece fare altri tipi di verdure a spaghetto, dovete comprare l'attrezzino e seguire ovviamente le ricette di Che ci vuole e Cook the Look. Alla prossima puntata. Ciao! Che ci vuole?